100.000 ricoveri, oltre 5 milioni di prestazioni ambulatoriali. 22 anni fa la prima pietra della Fondazione Giovanni Paolo II. Ma oggi è un altro anniversario. 22 anni fa Papa Giovanni Paolo II benediva la prima pietra della Cattolica di Campobasso. Maria Grazia Fascitelli. Il centro che qui sta per sorgere sarà infatti in grado di offrire un'assistenza di elevata qualità scientifica e tecnologica, alla quale, ne siamo certi, non mancherà l'indispensabile anima. Era il 19 marzo del 1995 quando venne posta la prima pietra di quello che sarebbe diventato il centro di ricerca e formazione ad alta tecnologia nelle scienze biomediche. In quell'occasione Papa Giovanni Paolo II giunse su questa collina per benedire la prima pietra della Cattolica di Campobasso. 11 anni dopo, il 24 giugno 2006, il centro venne intitolato al nome del pontefice, legato all'Università Cattolica e al Policlinico Gemelli. A distanza di 22 anni sono i numeri a dare la misura di quello che la Fondazione Giovanni Paolo II è diventata. La struttura, all'attivo circa 100.000 ricoveri, oltre 5 milioni di prestazioni ambulatoriali, vanta un migliaio di pubblicazioni scientifiche, un centinaio di progetti di ricerca e ha oltre 480 dipendenti. Sul piano assistenziale e scientifico spiccano i risultati del programma nazionale Esiti 2016, elaborato dall'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali, che classifica la Fondazione tra i primi 10 centri d'Italia, primo del centro-sud per l'indice di mortalità dell'intervento di bypass aorto coronarico, con una percentuale dello 0,66% a fronte di una media nazionale del 2,36%. L'indice di mortalità di tumore allo stomaco è pari allo 0 a fronte di una media nazionale del 6,12%. Sul piano didattico ampia l'offerta formativa. La Fondazione è un ente senza scopo di lucro, si legge in un comunicato stampa della Cattolica, che non persegue alcuna finalità di profitto. Una realtà che riesce a conciliare le efficienza gestionale con la qualità delle prestazioni, senza dimenticare, continua il comunicato, quell'anima, ossia la dimensione umana che evocava Giovanni Paolo II nel suo discorso di 22 anni fa.